Perfino Mosè, per esservi accolto, deve trasformarsi in un'immagine spettrale, mentre i peccatori terrestri sono schiacciati sotto il peso dell'idolo che stanno erigendo. Scrive Sartre: la pittura è il suo mestiere, la sua passione, il suo unico linguaggio. Egli è pazzo di lei e di lei sola. E Venezia, malgrado le sue reticenze, non resiste a questa passione, a questa furia. La città esige dai suoi pittori innumerevoli immagini. Il Tintoretto risponde a questa richiesta con frenesia. Lasciatelo fare, ricoprirà con i suoi dipinti tutti i muri della città. Nessun campo sarà troppo vasto, nessun portico troppo oscuro perché egli rinunci ad illuminarlo. Imbiancherà i soffitti, i passanti cammineranno sulle sue immagini migliori, il suo pennello non risparmierà né le facciate dei palazzi sul Canal Grande, né le gondole, né forse i gondolieri. Quest'uomo crede di aver ricevuto in dono alla nascita il privilegio di trasformare la città a propria immagine. In un certo senso si può sostenere che ha ragione. Questa casa, acquistata attorno al 1575, in cui installa il proprio atelier, una fiumana di immagini invade la città. La figlia Marietta, il genero Casser, i figli Domenico e Mario, tutti sono impegnati ad assisterlo in questo suo lavoro spossante. Egli vuole produrre, produrre senza sosta, vendere, schiacciare i rivali con le dimensioni e il numero delle sue tele. C'è un non so che di folle in questo piacere del lavoro a tutti i costi. Fino al giorno della sua morte, Jacopo Robusti corre contro il tempo e non si riesce a capire se sta cercando se stesso nel lavoro o se piuttosto ne fugge sovraccaricandosi di fatica. Questa frenesia si scatena all'interno di un'economia regolata dalla concorrenza. Il veneziano tratta i suoi rivali con ferocia. Il Tintoretto, la Folgore, batte bandiera nera. Per questo veloce pirata tutti i mezzi sono buoni, con una netta preferenza per i colpi bassi. Disinteressato ogni volta che il disinteresse paga, abbassa gli occhi, rifiuta di fissare il prezzo, ripete da furfante come voi desiderate. In altre occasioni, pur di concludere un affare, propone la sua merce a prezzo di costo. Certo, questo misero contratto gliene procurerà altri più vantaggiosi. Quando non vogliono le sue tele, le regala. Così Don Fusaro, vicario di San Rocco, racconta una prodezza dell'artista, o quello che più esattamente dovremmo definire un brutto tiro. Una storia un po' originale, interessantissima. Era il maggio del 1564.
Questa meravigliosa scuola, edificio impareggiabile di arte e di fede, iniziato nel 1516 da Bartolomeo Bon, continuato da Sante Lombardo e terminato dallo Scarpagnino, attendeva di essere ornata. Allora l'arciconfraternita Scuola Grande di San Rocco, qui riunita, indisse il concorso tra tutti i migliori pittori di Venezia per ornare queste splendide sale. Si presentarono Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, Paolo Caliani, detto il Veronese, Antonio Salviati, Andrea Schiavone e Luzzuccaro. Il Tiziano aveva cercato, non c'era riuscito. Il tema era questo: in 28 giorni gli artisti dovevano disegnare lo schizzo di San Rocco in Gloria da inserire in questo ovale sul soffitto. Questo è il tema: schizzo, disegno di San Rocco in Gloria da inserire in questo ovale. Il 31 maggio 1564 la commissione è qui in attesa dei lavori. Si presentano i Veronesi col suo lavoro disegnato, si presenta Luzzuccaro, l'Andrea Schiavone, il Salviati e alla fine si presenta il nostro caro Jacopo Tintoretto, scusate, il quale cosa fa? Invece che fare lo schizzo, aveva già dipinto il quadro. E allora dice la commissione: io non perdo tempo a fare disegni, io faccio il quadro e dipingo subito. La commissione, meravigliata, dice: dov'è il quadro? Nella notte il Tintoretto con amici l'aveva appeso a questo ovale, coperto da un cartone, legato a due corde. E quando la commissione chiese incredula: dov'è il quadro? Lui, tirando una corda qua e una corda là, lasciò cadere il cartone e apparve questa figura fiammeggiante di San Rocco nelle vesti rutilanti, mentre l'Eterno Padre lo aspetta in cielo circondato di angeli, tra fulgori di luce e di colore. Incantata la commissione, non sapeva cosa decidere. Allora il Tintoretto ha detto: so che è fuori concorso, ma dovete darmi una scala perché io voglio regalarlo alla scuola e voi non potete negarlo per l'articolo 4 dello statuto. Si fece alzare e scrisse attorno all'ovale: hoc fecit ac donavit Jacopo Robusti qui digitum Tintorettus, 31 maggio 1564. Era la carta vincente, e lui lo sapeva, il traditore. Lo statuto della confraternita vietava il rifiuto delle donazioni da parte dei fedeli. Non restava che consegnare l'accaduto ai registri della scuola. In questo giorno il sottoscritto Jacopo Tintoretto, pittore, ci ha donato un quadro. Egli non pretende alcuna remunerazione, si impegna a terminare l'opera, se del caso, e si dichiara soddisfatto. E il sottoscritto scrisse a sua volta: io, Jacopo Tintoretto, pittor contento, et prometo ut supra. Contento? Lo credo bene. Questa offerta getta il panico tra tutti i suoi rivali, gli apre le porte della scuola, consegna muri immensi e intonsi alla furia del suo pennello e finisce per rendergli una pensione annua di 100 ducati. Così fu donato uno dei capolavori più ammirati dell'arte occidentale. Il Tintoretto vuole questo spazio tutto per sé. La scuola di San Rocco sarà opera di Tintoretto e di nessun altro.
Percorrendo queste tele immense, ritroviamo Jacopo Robusti, pittore veneziano, pittore di Venezia. Egli non ci mostra né canali né ponti, ma il mondo familiare del suo quartiere natale, il Rialto degli artigiani, degli operai e dei borghesi. Tintoretto è un lavoratore manuale che vuole introdurre nelle sue opere la forza selvaggia che si oppone a ogni impresa umana e che, pur sconfitta, corrode nello stesso tempo il lavoro e il lavoratore. E il lavoratore manuale, che Sartre definisce ancora questo cupo credente che riconosce un solo assoluto, la materia, ci butta sotto gli occhi la materia e il suo progetto di mostrarci il rilievo e la profondità. Cinquant'anni dopo la morte del pittore, lo storico Ridolfi ci racconta come il Tintoretto preparava le sue composizioni. Realizzava delle piccole figurine di cera o di argilla e dopo averle vestite di stracci glieli drappeggiava intorno per sottolineare il gioco delle membra. Altre volte le disponeva in piccole cassette o controfondali in prospettiva, fatti di assicelle e di cartone, e poneva alle finestre dei piccoli lumi per regolare gli effetti delle luci e dell'ombra. O ancora sospendeva modellini alle travi del soffitto per osservare gli effetti prodotti visti dal basso e comporre così le figure di scorcio che egli rappresentava nei dipinti destinati ai soffitti. Questo rapporto disperato con la materia spiega la violenza del suo pennello, questi tratti che sembrano incompiuti e che i contemporanei gli rimproveravano. Ma questa violenza è solo nella forma, nella maniera con cui il Tintoretto dipinge. La scuola rivela un'altra dimensione della personalità dell'artista, nella quale non si nota alcuna crudeltà spettacolare. Nella strage degli innocenti, nella quale, come dice Sartre, non figura un massacro vero e proprio, ma un panico di donne, il Tintoretto si rifiuta di rappresentare un macello, così come nel Giudizio Universale si era astenuto dal mostrare i dannati in preda a orribili tormenti. Sappiamo oggi che Venezia, agli inizi del XVI secolo, era piuttosto sensibile alle tesi della cosiddetta riforma. Le stamperie si erano moltiplicate in città e questo aveva favorito la diffusione delle nuove idee, sfuggendo al controllo repressivo di Roma. Tutti gli strati della società avevano conquistato l'accesso immediato a una letteratura sovversiva. La Bibbia dei poveri, in lingua volgare, o anche il Fioretto della Bibbia, un testo che mescolava temi dell'Antico e del Nuovo Testamento e i Vangeli apocrifi. I muri e i soffitti della Sala Maggiore di San Rocco non conservano forse la memoria di questi testi inediti? Davanti a questa stupefacente ascensione, Sartre suggerisce un Tintoretto eretico. Da nessun'altra parte il Cristo resuscitato ha bisogno d'aiuto per ritrovare la sua dimora divina. Qui sembra ancora pesare con tutta la sua pesantezza di uomo e deve essere aiutato da robusti angeli per abbandonare questo mondo.
si domanda Sartre. È un Dio ritornato Dio per mezzo della morte, quello che viene portato? Non riconoscere l'assoluta divinità di Cristo, in quell'epoca poteva anche condurre al rogo. Vi sono forse echi di predicazioni anabattiste in alcune tele della scuola? Alcuni missionari di questa setta protestante avevano ricevuto una buona accoglienza tra gli artigiani di Rialto. Essi annunciavano la fine dei tempi, predicavano la non violenza, proponevano una società egualitaria. Nel loro progetto di restaurazione della chiesa primitiva, decretavano l'obbligo del battesimo per gli adulti. Il battesimo di Cristo potrebbe essere un pretesto per parlarci di questa religione proibita? E il Tintoretto non vuole forse farci partecipi del suo pessimismo egualitario nella rappresentazione della crocifissione? In quest'opera, umili e ricchi, buoni e cattivi, tutti sono sottomessi alla stessa pesantezza, illuminati dalla stessa luce, inghiottiti dalla stessa angoscia che inonda la terra, lo squarcio giallo.
Andreas Palladio, whose classical style of architecture is often represented in Veronese's paintings. But it's not only the guests who make up the party. The servants are having a particularly lively time as well. Witness the great to-do on the top terrace where the food is being prepared. Their clothing is colorful and cheerful, and they seem to be as vivid a part of the celebration as the guests themselves. As they serve and prepare, they seem to be enjoying themselves as much as the guests, and this imparts a democratic and more secular spirit to the painting. To the religious authorities of the time, such a down-to-earth and robust depiction of a religious theme smacked of heresy. In 1573, Veronese was summoned to appear before the Inquisition to be questioned about his intentions with regard to another painting, The Last Supper. Veronese's reply to the Inquisition is interestingly modern and must have seemed at the time to be extraordinarily audacious. He stated that painters ought to be able to take the same license as poets. When there is more than enough space in a painting, the artist fills it according to his own taste. This statement is of great historical importance, for such a plea for artistic independence was unusual in its time. Nevertheless, he had to alter the title of The Last Supper to The Feast at the House of Levi. The marriage at Cana, for the refectory of the San Giorgi Maggiore, was the first of a series of huge feast scenes by Veronese. With the help of a large workshop, including three of his sons and his brother, his output was enormous. Renowned for its size and the sheer number of figures, 120 people are supposed to be represented. The marriage at Cana has, however, been criticized for overemphasizing the trivial and everyday at the expense of the spiritual. But it seems that Veronese heightened rather than denigrated the latter, thereby giving the biblical story theatrical wonder and life. To honor the Son of God, Veronese evoked a splendid and luxurious setting in which to stage, much like a theatrical production, one of Christ's great miracles. And the central character in this sumptuous play is Christ himself. In the first half of the 17th century, Parisian taste demanded a certain pomposity and pretension from its artists and decorators, and pictures were produced for royalty, the wealthy, and the church accordingly. A group of paintings in the Louvre in Paris are markedly different from this tradition and seem closer to Dutch genre painting. These are the works of three rather intriguing French artists, the Lunin brothers, Antoine, Louis, and Mathieu, who not only collaborated on some of their paintings, but also signed their work without initials. And it was not until early in this century that any formal attempt was made to differentiate between the brothers' work. All three were elected members of the Academy on its foundation in 1648. Louis was the most talented of the three. Although this painting of A Peasant Family is attributed to Antoine or Louis, it's more likely to have been the work of Louis. The picture was painted only a few years before he died. Undoubtedly the work of a mature artist, here we have an intimate view of a simple peasant family in their home. Mother, father, and seven children, together with the family pets, a dog and a cat. It's not a dramatic scene, but Lenin has captured for posterity a moment in the lives of this family, in much the same way that a photograph today records a moment in time. In this way, the painting certainly can be read as an historical document. The masterly composition allows us to glean a lot of information. Here, a forlorn little dog sits, perhaps beaten sometimes with that very stick on the floor beside it.
and in the other corner, a basket, from which a cloth spills to the edge of the painting. These seemingly identical details draw us into the picture towards the central group of figures at the table. They stare out as if beckoning us into their room. And the more one looks, the more one notices. What, for instance, is happening in the background? Three figures form an almost separate group. On the far left sits a child gazing at the fire. Beside him stands a boy with his back to us. It's a rather tantalizing image, and very Rembrandt-esque. A real feeling of space is created by this somewhat distanced group. And here, behind the mother, the third figure, a dreamy-looking girl, whose profile leads us into the foreground and to the dominant figure of the mother. Plainly, her life has not been easy. She looks old and weary, older than her years probably, yet she is immensely dignified. Indeed, there is nothing squalid or sordid about this family's obvious poverty. Lenin has even captured a certain pride in their features. Pride born out of a life of toil and hardship. He also makes us feel as if we have interrupted something, that we are outsiders observing these people in their home. In that sense, the painting does have a very dramatic quality, making the scene all the more real. Of course, on one level, the painting exists to show us what life was like then. And one of the ways in which Lenin succeeds so well in building up this image of real life is by making us use our eyes, so that we do move over and around the picture continually in almost circular movements. Lenin is guiding us through his composition, and we are reading the painting as he intended us to do. Each individual member of this peasant family is carefully positioned. At any moment we choose, we can embrace the whole before being drawn in again. To this figure, for example, of a boy sitting on the floor, legs outstretched. Look, even the cat is staring at us, again emphasizing the impression of time frozen. And this pot surely contains soup, or maybe gruel, for this is the family's evening meal, their time together after a day of toil. It's simple fare, soup, bread, and wine. The pot, right in the foreground, provides many points of departure. We can follow the line of its ladle over the folds of the girl's dress, and from there the line continues across her hands, gracefully clasped in her lap, and up to her face. There's something rather serene and pure about this young woman, and her youthful look sets off the father's rugged features. On returning to the pot again, move vertically upwards and over the delicate folds of the tablecloth up to the objects on the table. These are certainly there as a painterly device, but nevertheless, for a 17th century family such as this, common household items. A candlestick, dish and bowl, and of course that magnificent loaf of bread. Notice the father's firm grip on the knife with which he's about to cut the bread. These exquisitely observed details all add to the painting's realism. Stravinsky once said that music is the ordering of time. It could also be said that painting is the ordering of the flat surface. And so we come full circle to that marvelous way Lenin created his composition, through his use of color, highlights, light and shade, all evoking an atmosphere of warmth and intimacy. Lenin has used rather subdued colors on the whole, tones of brown and yellow, which not only give the painting depth, but also help to create the true feeling of a dimly lit rustic home. Bolder color is used for highlighting and emphasis. This is certainly true when we look at the way in which color is particularly concentrated in this strong central group, dominated by the rich red wine in the mother's hand and the exquisite blue of the eldest daughter's gown. Indeed, the figures of the mother and eldest daughter form supporting pillars in the whole composition. The father, now that he's returned